dell'Unione Universale, è entrato anche in cucina. Un grande pittore, scultore, inventore, che aiuta a migliorare le arti culinarie e agevola gli chef di quei tempi con le sue invenzioni. La vita tra i fornelli di Leonardo iniziò quando la madre sposò un pasticcere. Quando Leonardo era nel suo 10° anno di età, suo padre biologico lo portò a Firenze per farlo lavorare in una bottega. Anche se faceva quel lavoro, Leonardo continuava a coltivare la passione per l'arte culinaria, tant'è che la sera lavorava come cameriere in una taverna chiamata Taverna delle Tre Lumache. Un giorno, per uno sfortunato incidente, il proprietario della taverna si trovò senza cuochi e Leonardo venne promosso a capocuoco. Leonardo colse l'occasione e volle dare un tocco di originalità, che però ai clienti non piacque, e questo portò al fallimento di tutti i suoi progetti. Con il suo amico Sandro Botticelli inaugurò una nuova taverna chiamata Le Tre Rane di Sandro e Leonardo, che però fu un insuccesso. Sono stati ritrovati due codici inerenti al mondo di Bongustai, il codice Romanov e il codice Atlanticus. Il primo è un codice che descrive tutte le sue ricette più strane e innovative, come l'acqua rosa, una bevanda poco alcolica fatta con il filtraggio di tela bianca. Il secondo è un codice che descrive tutte le invenzioni e tutti gli strumenti creati da Leonardo utilizzati in cucina. Uno dei macchinari creati da Leonardo è il macinapipe. Inoltre, si dice che il famoso inventore fosse anche vegetariano. Infatti, sin da piccolo si è sempre rifiutato di mangiare cibo animale, perché vedeva l'uccisione degli animali alla pari di quelle degli uomini. Paolo Giovio, vescovo, medico e biografo originario di Como, probabilmente da giovane aveva incontrato Leonardo, quando questi frequentava l'università di Pavia ed ebbe modo di rivederlo a Roma. Tra gli scritti artistici più significativi di Giovio, spiccano le tre biografie di Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Si tratta di testimonianze che risalgono al 1525, nelle quali Giovio si dimostra acuto testimone dell'Italia artistica del suo tempo. L'opera dell'umanista comasco è interessante perché costituisce una fonte più antica e alternativa rispetto alle più celebri vite di Giorgio Vasari, pubblicate per la prima volta nel 1550. Leonardo, originario di un insignificante paese della Toscana, raggiunse grande fama con la pittura e negava che essa potesse essere fatta bene da coloro che non avessero acquisito regole certe e nobili conoscenze di base come necessari piedistalli della pittura. Egli anteponeva la ricerca della plasticità agli altri obiettivi del pennello. Nell'ottica non si rifece a nessuna regola precedente. Basandosi su queste conoscenze, curò al massimo grado la potenza della luce e la disposizione delle ombre. Si diceva che sezionasse pure i cadaveri dei giustiziati, che era un lavoro sgradevole e inumano persino nelle aule mediche, perché voleva che fossero riprodotte con naturalezza le varie posizioni delle membra e il movimento che deriva dalla forza dei muscoli e delle vertebre. Perciò fu in grado di raffigurare con mirabile bravura le immagini di tutti i particolari, fino alle esili vene e all'interno delle ossa, così che da questa opera di studio durata molti anni a favore dell'arte potessero essere forgiate figure di bronzo. Ma mentre la sua opera veniva richiesta da molti, a causa di un carattere instabile e di una naturale tendenza a stancarsi presto delle opere iniziate, dopo aver ripetuto gli inizi di lavori intrapresi, portò a termine pochissime opere. Si può tuttavia ammirare a Milano un affresco raffigurante Cristo a cena con i discepoli, opera assai apprezzata e desiderata da Re Ludovico, tanto da chiedere a chi gli stava attorno, mentre la guardava con cupidigia, se fosse possibile staccare il dipinto dalla parete per portarlo in Francia o se si distruggeva l'incendio e cenacolo. Merita menzione un quadro raffigurante Gesù Bambino in atteggiamento giocoso con la Madonna e Sant'Anna, dipinto che Francesco Re di Francia collocò, dopo averlo acquistato, in una chiesa. Rimane inoltre nella sala consigliare di Firenze una rappresentazione oltremodo apprezzabile di una battaglia vinta contro i Pisani. Purtroppo fu iniziata in modo infelice, malgrado ci fosse un difetto di tenuta del colore sugli intonaci che non legavano con i colori miscelati con olio di noce. Il comprensibilissimo dolore per questo inaspettato avvenimento sembra aver aggiunto all'opera ulteriore bellezza. Leonardo modellò nella Creta una grande statua equestre di Ludovico Sforza, così che si potesse trarre da essa una statua a bronza dell'illustre Francesco, padre dell'imperatore, a cavallo, e in questa statua sono presenti tutte le virtù e la conoscenza tanto dell'anatomia che dell'arte statuaria. Leonardo fu un uomo di grande ingegno, lucidità mentale, liberalità, di bellissimo aspetto, ed essendo grande creatore e arbitro di eleganza e di tutti i piaceri, in particolare di quelli teatrali, musicali e per il canto, piacque per tutto il suo tempo ai potenti.
morì a 67 anni in Francia con tanto maggior lutto degli amici dovuto al fatto che, pur con tanti allievi presenti nel suo studio, non ne lasciò nessuno di eccellente.